Tra i library, molto probabilmente ci conoscerete, siamo una casa editrice attiva dal 99 e ci conosciamo benissimo con Lombard Report da ormai 20 anni, da quando siamo nati. Abbiamo pensato proprio con Lombard Report per questo webinar di offrirvi un pacchetto di 3 libri più 2 bonus incentrati sulle tematiche di questo webinar. L'abbiamo chiamato come webinar Analisi tecnica e trading in obbligazioni e vi lascerò poi il link della nostra proposta nella chat. E ora vi mostro molto velocemente, per non rubare molto tempo, di che libri si tratta. Si tratta di Obbligazioni di Roberto Rossi, Il lato oscuro del risk management di Luca Celati, e I fondamenti del trading. Questi sono i 3 libri che abbiamo scelto per questo webinar. In più ci saranno 2 bonus. Il primo bonus è un ebook ed è Investire con le obbligazioni di Gotte De Maria, che è stato un successo editoriale, tant'è che purtroppo non abbiamo più copie disponibili cartacee, ma abbiamo solo ebook. E il secondo bonus è un abbonamento mensile a Lombard Report. Quindi, sottoscrivendo questa offerta, oltre ad avere l'ebook in più come bonus, avrete anche un abbonamento mensile a Lombard Report. Io vi lascio il link nella chat e vi ringrazio comunque per avermi ascoltato in questo minuto noioso di promozione. Grazie, grazie Simone, hai fatto il tuo compito e quindi ti ringraziamo perché penso che sia un'offerta che sarà gradita. Adesso la lascerai nella chat e la ripeteremo in chiusura del nostro webinar. Io a questo punto vedo Lorenzo Raffo che sta uscendo dall'angolo del ring, si è già scaldato e quindi vi lascio in balia del più potente pugile obbligazionario italiano. Prego Lorenzo. Grazie per queste gentili parole che non merito, fosse così probabilmente vivrei in qualche isola lontana del Pacifico. Bene, comunque io credo che il trading obbligazionario sia veramente un modo per ottimizzare tempi, sforzi e risorse con dei rendimenti interessanti. Lo dico perché verifico continuamente, parlando con tante persone, che anche i gestori professionali, i grandi gestori professionali, di fatto le performance le fanno con il trading. Poi magari sbagliano altre strategie di lungo tempo, di posizionamenti, ma dove guadagnano lo fanno col trading. Quindi bisogna almeno guardare a questo mondo, un mondo che non comporta grandi difficoltà, comporta evidentemente un'attenzione continua, ma certamente meno stress rispetto a quanto avviene con il settore azionario. Allora, 60 minuti, io vi intratterrò per 60 minuti e vi porterò su una strada che credo abbastanza semplice per riuscire ad agevolarvi se volete migliorare la vostra strategia o affacciarvi a questo mondo. Comincio con una considerazione molto veloce ed è questa. Qualcuno dice non è in realtà fare trading, è un seguire dei trend con i bond. Benissimo, qualunque sia la definizione che vogliamo utilizzare, la sostanza è la stessa. Il trading obbligazionario, l'ho già detto, è meno esasperato di quello, rispetto a quello azionario, ma non per questo meno redditizio. È più rischioso? Ma certe volte, molte volte no, talvolta può esserlo evidentemente. Qui c'è diciamo, una letteratura che si confronta su questo tema e io non voglio certamente tediarvi con questa discussione. Il trading obbligazionario, come il trading azionario, può essere fatto day, week, month, year, può essere fatto con delle tempistiche naturalmente diverse. E voi mi direte, ma come trading a un anno? Sì, trading a un anno perché quando uno fa un trading a un anno vuol dire che ha realmente indovinato la strategia. Può restare dentro per un anno e nel frattempo magari incassa anche una bella cedola. Quindi si può parlare anche di trading yearly, è corretto, ma naturalmente noi prenderemo in considerazione delle strategie di tempi più veloci. Allora, bisogna partire da una considerazione.
Bisogna selezionare i titoli, che vanno naturalmente suddivisi in queste tre categorie, sono quelli a bassa volatilità, a media volatilità, ad alta volatilità. A noi soprattutto interessano quelli ad alta volatilità. L'alta volatilità, è inutile che lo dica, a delle persone che sono lettori di Lombard Report, è la variabilità delle quotazioni, ma ecco, attenzione, quando si parla di questo dato, in realtà non si trova mai un riscontro, cioè non c'è una fonte che ti dica che il titolo tizio o il titolo caio hanno una variabilità, una volatilità nel tempo di una certa percentuale. Io mi sono fatto un sistemino, me li calcolo, sono arrivato a una certa precisione, però devo dire talvolta è veramente un impegno rilevante trovare riscontri da questo punto di vista. Allora, un'alternativa, ci sono delle fonti che rendono disponibili dei dati in proposito, ma purtroppo sono a pagamento e spesso il pagamento, le rate da pagare sono molto elevate, le rate mensili da pagare sono molto elevate o annue che sia. Allora, un'alternativa sta nel, uso questa modalità della traccia che credo sia più agevole per chi, anche perché avremo molti grafici, avremo varie tabelle, per cui credo che sia più agevole per chi ascolta e per chi sta evidentemente dietro allo schermo del computer. Allora, un'alternativa consiste praticamente nel seguire quelli che sono i titoli più scambiati su Borsa Italiana, su Moto o su TLX, però questo non è detto che quelli che sono più scambiati debbano automaticamente essere i più volatili. In alcuni casi succede, in altri casi non succede. Adesso faccio un breve giochino non vuole essere un gioco, è una fotografia della situazione anomala dei tempi che stiamo vivendo. Allora, io vi faccio vedere due grafici velocemente perché potreste vedere, ecco, il primo è questo, lo porto sotto benissimo, purtroppo il secondo si vede un po', questo, guardate questo grafico, è un grafico di un'obbligazione italiana che sostanzialmente è molto volatile, lo vedete, ha subito in più di sei mesi, guardate quante variazioni forti, è scesa addirittura su dei livelli quasi impensabili al momento dell'emissione. E guardate invece una seconda, avete già visto di cosa si tratta, ma guardatelo solo in questa parte finale, da novembre in poi, guardate questa obbligazione, come si è mossa di fatto in un trading range, come se non avesse quasi vita. Ebbene, queste due obbligazioni sono rispettivamente la CDP nel primo caso a tasso variabile, scadenza 2022, un titolo che quando è stato emesso si diceva questo è il titolo per il cassettista, non avrà mai movimenti, sarà un titolo veramente per posizionamenti fino alla scadenza, intanto si incassa una cedola discreta, anzi direi un po' meno che discreta, in questo momento la vedete, è indicata, e sostanzialmente però non si hanno difficoltà, è un'alternativa diciamo ai CCT. Il secondo invece è niente meno che l'EBRD in lire turche, che è stato lanciato sul mercato da pochi mesi, con cedola 27,5%. Vedete, avete visto come i due comportamenti siano di fatto anche nel breve termine, guardate quale movimento rialzista ha avuto il CDP e quale uso un termine molto 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 semplice, si è addormentato, si direbbe che l'EBRD si sia addormentato e lì sia e praticamente non abbia grandi variazioni. Allora, questo cosa vuol dire? Che le regole del gioco sono cambiate, e queste regole del gioco che sono cambiate vanno nettamente a favore di chi opera con il trading, perché in una fase di questo tipo voi vedete che anche un bond come il CDP, che era un bond destinato a essere per cassettisti, è invece diventato un bond che può essere sfruttato in termini molto più dinamici, e questo va veramente a favore di chi ha una strategia oculata ma comunque dinamica, perché questo è l'obiettivo. Io non vi proporrò naturalmente delle strategie assolutamente molto aggressive come magari si potrebbero fare, vi propongo delle soluzioni che vi proteggano ma che diano anche un po' di reddito in più rispetto, di rendimento in più rispetto alla semplice detenzione di un capitale in obbligazioni. Allora, che cosa determina la volatilità di un bond? Lo sapete,
praticamente la teoria dice che dipende dalla sensibilità al prezzo a valere dei tassi, questo però è un concetto che diciamo ormai è un po' superato, perché in realtà proprio gli ultimi due anni hanno dimostrato che la volatilità dipende anche da molti altri fattori. Per esempio, l'anno scorso sono viste nel 2018 e anche questa prima parte del 2019 delle obbligazioni, in particolar modo sul mercato DC, con dei movimenti fortissimi dovuti soprattutto a dei fattori di solidità, di notizie relative alla solidità dell'emittente. Alle trimestrali siamo arrivati al punto che le obbligazioni sono sensibili alle trimestrali. Vi devo dire che io sono sul mercato da decenni, non mi era mai capitato di vedere in termini così massicci un fenomeno così rilevante, perché davvero oggi potrei citare molti casi degli ultimi mesi, sono viste delle azioni che subivano dei cali forti per motivi evidentemente di risultati non positivi, e allo stesso tempo diciamo, l'autotreno, il rimorchio del bond veniva a subire lo stesso calo, e questo è un fatto, direi, sostanzialmente nuovo. In questo trend, in questa dinamica, mi sono chiesto, ma allora quanto serve l'analisi tecnica per andare a capire questi fenomeni? Beh, serve molto, indubbiamente, serve anche perché, devo dire, è praticamente più semplice rispetto a quella del mondo azionario. Io vi presenterò alcuni strumenti, alcuni indicatori con i quali si ha una possibilità, diciamo, di arrivare a dei risultati molto soddisfacenti con un'analisi non troppo impegnativa. Il primo fattore è quello delle medie mobili. Le medie mobili senz'altro nelle obbligazioni funzionano molto bene e si parte logicamente dalla più lunga, quella classica, tradizionale che tutti utilizziamo, la 200. Io la confermo in questo grafico. Vedete, questo è il BTP 2067, e guardate d'alternanza fra rosso che è ribassista e nero che è rialzista, vedete come sostanzialmente abbiamo dei segnali perfetti, quasi da manuale. Naturalmente, attenzione, ci sono dei piccoli falsi segnali, e sono naturalmente quando, come sempre succede, sulle medie mobili così lunghe si hanno delle fasi di lateralità. Beh, qui ci possono essere dei piccoli errori. Quando si entra in lateralità, sappiate che anche con le obbligazioni bisogna evidentemente stare attenti. Però vedete come sostanzialmente dall'agosto del 2016 di fatto abbiamo avuto dei trend molto netti. Abbiamo avuto un primo lungo trend ribassista, un parziale trend rialzista, di nuovo un trend ribassista. Questo è il quadro di massima, come tutti voi sapete, li utilizzate evidentemente in tutti i campi, con tutti gli strumenti, e tutto viene confermato anche con l'obbligazionario. Il secondo, allora vado a vedere un altro caso, ho fatto un altro caso di un titolo a me molto caro, perché è un titolo che seguo con estrema attenzione, il BEI 4% 2020 in MXN quotato sul MOT, un titolo che scambia anche abbastanza bene, e vedete anche in questo caso che conferma esattamente, avrei potuto portarvi decine evidentemente di grafici e tutto sarebbe stato confermato nella maniera più assoluta. Vedete il trend discendente molto chiaro, poi siamo entrati in questa lenta fase rialzista che poi è diventato un trading range, una lateralità spiccata. E qui ecco un po' di segnale, ma era scontato, e poi pian pianino si vede il rialzo di questo titolo, e vi assicuro che qui si è visto, qui c'è stato veramente, adesso poi lo vedremo, c'è stato veramente un ottimo segnale di entrata confermato da vari altri indicatori, perfetto, si poteva acquistare senza problemi. Naturalmente c'era la variabile della valuta, è chiaro, poi le variabili della valuta ne parleremo, ma si può operare evidentemente anche con la valuta esattamente con la stessa strategia. Detto questo, passo abbiamo visto le medie lunghe, adesso andiamo a vedere quelle che sono, diciamo, medie, gioco di parole, e corte.
da 40, qui abbiamo un'alternanza fra il giallo rialzista e il blu ribassista, e la 10 verde scuro rialzista e verde chiaro ribassista. Sono la binata perfetta per riuscire veramente a indovinare. Allora, vedete, un trader, chiamiamolo pure trader di lungo periodo, che voglia andare sul sicuro, beh, insomma, utilizzando la 200 riesce a capire evidentemente quella che è l'area di debolezza e quella che è l'area di forza. Poi se però va a utilizzare la 40, beh, devo dire, già la 40 ci dà altre conferme, vedete che anche lei sostanzialmente c'è questa fase ribassista, poi una lateralità con dell'incertezza, di nuovo fase ribassista, lateralità, e poi improvvisamente riparte il titolo. Siamo sempre sul BTP 2047, mentre la 10 naturalmente gioca in maniera pesante nel darci, nell'indicarci con la sua alternanza di colori quali che sono le fasi rialziste e ribassiste, e qui possiamo veramente arrivare a fare un trading, diciamolo, daily o comunque di poche giornate, di poche sedute, perché questo titolo, un titolo altamente esposto alla varie variabili, sia quella di duration sia quella di rischio di credito, logicamente è un titolo che risente molto di vari fattori, quindi lo si può seguire con grande facilità attraverso una strategia, direi, grafica molto semplice. Andiamo a vedere adesso invece, ve l'avevo proposto, ve l'avevo annunciato, il BEI che cosa fa? Allora, questo evidenzia vari falsi segnali? Perché è un titolo che, e lo vedete, guardate quali movimenti intraday ha, che sono dovuti a varie situazioni, non sto adesso a spiegarvi per quali motivi questo titolo ha questa variabilità molto forte, ma soprattutto, come spiego naturalmente, ha uno spread bid-ask che talvolta si amplia, ci sono vari fenomeni che lo comportano, ma vedete come ci potrebbero essere molti segnali, diciamo, falsi, e lo si vede perché voi vedete per esempio la linea gialla che diventa blu, guardate quanti falsi segnali, e qui attenzione perché veramente ci si può fare male, quindi bisogna avere ulteriori conferme su un titolo di questo tipo, sebbene notate come ci sia questo trend rialzista partito sostanzialmente a giugno dell'anno scorso e che è proseguito pur con questa fase di lateralità finita a dicembre. Qui c'erano stati alcuni altri segnali tecnici che davano chiaramente entrare su questo titolo. Naturalmente c'era poi l'aspetto valutario che fra l'altro è andato a favore in questa fase e quindi ha incrementato la profittabilità dell'operazione, e vedete questo trend rialzista che continua a proseguire, il titolo fra l'altro non è molto lontano dalla scadenza e quindi si sta avvicinando evidentemente al prezzo di rimborso. Bene, abbiamo visto che le medie mobili sono veramente efficienti, servono, ma non sono sufficienti. Efficienti sì, ma non sufficienti. Io personalmente ne utilizzo un altro strumento di analisi che ritengo fondamentale e che adesso andiamo ad analizzare, ed è il super trend, l'indicatore di tendenza. Perché? Perché prima di tutto è molto affidabile, sostanzialmente molto affidabile, serve a ottimizzare, diciamo, i momenti di entrata e uscita, perché a differenza di altri indicatori, cosiddetti trend following, tiene conto della volatilità del mercato. Quindi andiamo a, diciamo, un po' a pulire, lo vedremo proprio su questo grafico, andiamo a pulire queste situazioni che si sono evidentemente che si determinano per molti titoli, in particolare per quelli non esasperatamente liquidi, dove ci possono, nella prima categoria, quelli non esageratamente liquidi, ci possono essere dei falsi segnali numerosi con il passare delle sedute. Allora, il caso vuole che io debba riproporre lo stesso grafico del BEI in Messico, in peso messicani. Perché? Perché, beh, insomma, perché lo avevo lì, avrei potuto proporne altri. Naturalmente il super trend, io già una precedente trasmissione avevo presentato alcuni grafici e alcuni ascoltatori mi avevano detto sì, ma io lo utilizzo, lo modifico, e mi davano dei consigli, io sperimento continuamente, modifico naturalmente i coefficienti e per
cercare l'adeguamento migliore, ma sostanzialmente mi sono reso conto che così la formula standard è quella che va benissimo e che non deve richiedere particolari, però ciascuno naturalmente si adegua alle sue esigenze. Si noti il salto, allora, beh, questo allora adesso, ecco, lo vedete come qui abbiamo super trend e questa linea tratteggiata, vedete come sostanzialmente qui abbia tenuto, abbia indicato una fase positiva, ha tenuto continuamente pur con qualche sbavatura. Poi c'è stato un segnale di rialzo, un segnale, scusate, di difficoltà, ed è venuta fuori la linea tratteggiata rossa, poi tac, improvvisamente il netto rimbalzo, il netto segnale che ha preso perfettamente, rialzista, lo ha preso. Allora bisogna sapere che quando ci sono i salti di posizione, del passaggio da fase ribassista a rialzista o viceversa, si hanno questi strani movimenti che fanno parte della tipologia di questo indicatore. Non sto a spiegare per quale motivo, comunque poco importa. Quello che interessa è il trend, il super trend è veramente efficiente anche per le obbligazioni. L'avrei potuto naturalmente utilizzare per i BTP, per tanti altri titoli, avrei sostanzialmente troverei una conferma, vi darei una conferma di quanto ho appena detto. Bene, dopo questo andiamo a trovarne un altro che io seguo con forte interesse ed è il Chaikin Money Flow. Lo si trova sulle piattaforme anche gratuite, è un indicatore di forza di mercato che misura l'intensità dei flussi di denaro rialzisti o ribassisti. Evidentemente il rosso sono ribassisti, quindi sono flussi in uscita, il verde sono flussi in entrata. Ed è interessante perché da molto spesso in queste obbligazioni ci possono essere delle situazioni molto particolari, delle situazioni nelle quali evidentemente il trend è rialzista ma con delle piccole quantità di flussi di denaro. Invece bisogna andare a trovare riscontro che ci sia un apporto di denaro, di flussi in entrata significativi. Il money ce lo dà, il checking money flow ce lo dà, io qui l'ho applicato al 2022 e poi naturalmente ho voluto, chiedo scusa se purtroppo non c'è la sovrapposizione, l'ho confrontato con il grafico che abbiamo visto prima e vedete la corrispondenza soprattutto nelle fasi direi decisamente rialziste. Qui evidentemente si è entrati da parte degli istituzionali, vedete queste barre particolarmente significative, evidentemente gli istituzionali sono entrati, hanno avuto un segnale, c'è stata la fine di una parte delle tensioni sul debito italiano e anche il Cassa Depositi e Prestiti se ne è avvantaggiato. Guardate però come sostanzialmente sia una conferma di quello che abbiamo detto prima, perché voi vedete che il super trend, beh, lui aveva molto anticipato questo e quindi ci aveva già detto attenzione, entrate, perché qui guardate che è favorevole. E quindi ulteriore conferma, tutte conferme e le medie mobili e gli altri indicatori, abbiamo naturalmente materia vera per poter operare tranquillamente su questo titolo. Poi utilizzo, però nella classifica li metto dopo, il MACD e lo stocastico. Probabilmente li conoscete ampiamente, sono indicatori più efficaci per il MACD per comprendere il trend, risulta dalla combinazione di tre medie mobili esponenziali, perfetto, lo andiamo a vedere, eccolo qui, questo è il BTP 2067, il movimento, e vedete come trovi un riscontro anche il MACD con le sue fasi profondamente negative, che trovano conferma nel grafico dei prezzi, e sostanzialmente un ottimo segnale di uscita e di entrata che conferma quanto abbiamo precedentemente già detto. Stessa cosa per lo stocastico, che è un po' più nervoso, anche in questo caso bisogna evidentemente andarselo a calibrare. In questo caso lo stocastico, lo ricordo, quando è vicino a zero significa che l'ultimo prezzo si colloca sui minimi,
e quando invece è vicino ai massimi lo andiamo a collocare, quando evidentemente lo stocastico sui massimi, andiamo a collocare anche il prezzo su, delle, su dei valori di periodo naturalmente elevati. Tutto questo messo assieme, beh, fa indubbiamente un bel pentolone con il quale io arrivo a una prima conclusione, beh, mettendo assieme tutti questi indicatori oscillatori, si apre la panorama e consente di operare con una certa confidenza su quanto si sta facendo. E vi devo dire, la mia esperienza di anni, con questi, con tutto questo, lo conferma, insomma. Poi naturalmente ciascuno di noi ha una componente, lo sapete benissimo, psicologica, quindi tutti sbagliamo e spesso lo facciamo consapevoli di sbagliare, ma vogliamo insistere su certe scelte che la nostra mente ci impone, ma in realtà i grafici magari certe volte ci dicono no, non farlo, ma purtroppo questa è la natura dell'uomo e la natura dell'uomo non può essere cambiata. Allora, però a questo punto passo a una seconda fase. Beh, abbiamo visto come gestire tutto questo in termini di analisi tecnica, quali strumenti utilizzare, come muoversi in funzione delle dinamiche di prezzo che stanno sempre di più diventando pesanti su tutto il fronte obbligazionario, qualunque categoria. E allora vado a vedere un po' le varie categorie, inizio dal regolamentato italiano, dove ho fatto un po' un'analisi, diciamo, categoria per categoria. Allora, cominciamo dai titoli di Stato italiano. L'adeguatezza per il trading è elevata, sia per i corti che per i lunghi. Negli ultimi tempi i corti addirittura sono diventati BTP con scadenza a 2 anni, dove si sono fatte delle performance fantastiche con un rischio, diciamo, contenuto. Il difetto? Beh, il difetto o difetti è il trend tendenzialmente correlato per tutte le diverse categorie e tipologie. Quando i BTP corrono al rialzo, tutti, sostanzialmente quasi tutti corrono al rialzo, non è una regola che vale evidentemente per il 100%, ci sono delle categorie, dei titoli che magari subiscono delle performance diverse, però sostanzialmente dobbiamo dire che il trend è di correlazione di tutto questo ambito. Titoli Stato estero, bene, quelli dei paesi emergenti e i treasury USA, in euro meno, perché? Perché spesso gli spread della loro lettera sono talmente elevati e gli scambi talmente bassissimi da rendere di fatto inagibile un'operatività di trading obbligazionaria. Però invece, per esempio, gli emergenti e soprattutto gli emergenti in dollari, che sono quotati massicciamente su TLX, sono un bel mercato sul quale si può operare bene. I bancari, beh, allora l'adeguatezza per il trading in questo caso è media, poi in realtà è una delle categorie più scambiate in assoluto. Sono interessanti naturalmente soprattutto i Tier 2, pur con movimenti talvolta non rilevanti, penso per esempio ai Banca Intesa, agli Unicredit, ai Mediobanca, in altri casi possono esserci evidentemente dei movimenti più forti. Però ecco, c'è un difetto, che le oscillazioni rialziste mediamente sono poco significative nelle singole sedute, quindi si deve andare a prendere un trend, un movimento che può essere agevole, facile per alcuni evidentemente trader che hanno degli obiettivi di più lungo termine. I corporate in euro, beh, allora l'adeguatezza in questo caso è veramente bassa a seguito purtroppo del quantitative easing che ha di fatto reso illiquidi molti di questi titoli, cari e soprattutto poco dinamici. Non è un mercato in cui in questo momento si può operare attivamente. Invece è molto più interessante i corporate in dollari, l'adeguatezza è elevata, seppure ci sia il problema degli scambi modesti e quindi di spread talvolta ingiustificabili che, devo dire, si sta riscontrando da alcuni mesi, soprattutto su TLX, ma sostanzialmente un po' su tutto il mercato del quotato e regolamentato italiano. L'alternativa, lo sapete, l'ho già detta varie volte, magari molti di voi hanno già seguito il mio precedente webinar sull'OTC e quello di rivolgersi all'OTC, ma vedremo, anche l'OTC ha dei suoi problemi e uno in particolare più pesante, più corposo di tutti. Yield in euro, beh, allora, gli yield in euro si salvano solo alcuni, allora,
sono italiani, beh, Telecom è in prima linea, è un ottimo titolo da trading, sebbene abbia sofferto moltissimo, i Telecom hanno sofferto moltissimo in questi ultimi mesi, e quindi però sono correlati a rischio paese, bisognerebbe cercare di fare in modo di essere un po' decorrelati, ma se si va a prendere gli high yield in euro, molti hanno tagli altissimi, 100.000, sono poco liquidi, sono trattati soprattutto dagli operatori istituzionali, mentre altri, ce ne sono altri italiani che però si riferiscono a società di secondo piano, salvo una pattuglia di alcuni più scambiati, e che quindi di fatto consideriamoli un po', diciamo, senza grande sprint, senza grandi possibilità di dare soddisfazioni a chi investe. Yield in dollari, ah certo, questo è veramente il settore dove c'è più sostanza, dove c'è più corposità, dove c'è più sangue, chi opera in questo mercato, e lo sapete, per esempio per quanto riguarda il mercato regolamentato italiano, Petrobras sono dei titoli che sono significativi per chi voglia operare su questo mercato. Però di nuovo talvolta gli spread sono imbarazzanti, ci sono dei titoli, non faccio un'analisi specifica, ma ci sono dei titoli sui quali veramente in queste ultime settimane sono visti addirittura spread di 600 punti base, che sono qualcosa di semplicemente inaccettabile. Allora, detto questo, passo all'ultima categoria, che è quella per me preferita, i sovranazionali in valute emergenti. Allora, qui lo vedete, l'adeguatezza è veramente perfetta, si deve tenere conto del doppio fattore di variabilità, però è naturalmente quello della singola missione e quella della valuta di riferimento, che può andare a favore o può andare a sfavore. E qui bisogna essere bravi, bisogna saper seguire con attenzione sia l'andamento del singolo bond su cui si vuole puntare, sia della valuta. E spesso le due variabili non sono legate, perché sul prezzo del bond ci sono dei fattori, altri fattori che incidono oltre a quello, diciamo, di fondo della valuta. Questo è il quadro, diciamo un quadro abbastanza interessante, vedete che ci sono dei margini, bisogna andare a colpire logicamente, ma ci sono dei margini per trovare dei titoli che hanno potenzialità interessanti per fare trading. E poi c'è l'OTC, allora l'OTC è la tipologia, praticamente tutte le tipologie naturalmente, l'adeguatezza mediamente elevata, dico mediamente perché io sono un fautore dell'OTC, quindi voglio essere sempre molto corretto, e dico mediamente perché dire elevatissima non sarebbe stato serio. Però c'è un difetto, ed è quello che l'analisi tecnica è molto più complessa. Molto più complessa perché? Perché non si hanno delle piattaforme che consentano di fare un'analisi come quella che abbiamo visto sui titoli quotati su Motu, su TLX. Quindi evidentemente si va un po' alla cieca. Poi si va sostanzialmente meno alla cieca, come tante volte ho ripetuto, andando a trovare dei titoli meno alla cieca sui prezzi, perché andando a trovare dei titoli quotati sulle borse europee, in particolar modo sulle borse tedesche, si hanno dei riferimenti forti di prezzo, di spread, di volumi e quant'altro. Per cui questo non è un problema, ma invece quello dell'analisi tecnica è veramente un grosso problema. Sì, certo, si può fare un po' di analisi tecnica accedendo ad alcuni dei siti delle borse tedesche, ma sono naturalmente degli strumenti poveri, non hanno la varietà di informazioni come invece si hanno accedendo ai titoli quotati regolarmente in Italia. Allora, le categorie di... Adesso faccio alcune considerazioni. Naturalmente la prima è quella molto semplice, molto banale, che tutti sanno: i più volatili in assoluto sono quelli nelle valute emergenti, che qui sono indicate, ma ce ne sono tante. Qui si sovrappongono mutabilità delle quotazioni, solo in parte, come dicevo già prima, correlata con le divise di liquidazione a quella delle stesse monete. Se si impara a gestire il tutto, la redditività diventa semplicemente superlativa. Io l'ho fatto più volte presente, so che mi sono conquistato un po' degli amici anche su Classy NBC, segnalando per esempio nei mesi scorsi le obbligazioni
investigazioni, le DRD con cedole, di cui una fra l'altro ne abbiamo vista prima, 30, 27,5 e via di seguito, beh, queste in una delle fasi più favorevoli hanno comportato dei trading addirittura, non dico daily, ma quasi daily, con delle performance strabilianti. Credo che forse storicamente siamo sui livelli più alti di performance che abbiamo visto almeno nel settore obbligazionario regolamentato italiano. Poi naturalmente ci sono state molte obbligazioni nell'OTC che hanno fatto altrettanto performance elevatissime in giro di pochi giorni per altre storie, ma qui c'è stata veramente una coincidenza di fattori, perché si è avuta la coincidenza del fattore valutario, perché avendolo acquistato su particolare debolezza, poi la lira turca ha rimbalzato e lì si sono portati a casa performance eccellenti. C'è stata la componente di prezzo, perché i prezzi si sono comprati alcuni di questi titoli, l'avete visto precedentemente in un caso, nettamente sotto 100 e poi sono saliti sopra 100. E il terzo fattore, la cedola. Per cui tutto questo messo assieme ha portato evidentemente a un qualcosa che, ripeto, a mio giudizio ci vorrà molto tempo per ritrovarlo nei prossimi anni. Beh, poi c'è il rating. Allora, il rating è importante perché c'è anche chi fa trading sul rating andando naturalmente a cercare le cosiddette fallen angels, cioè gli angeli caduti che sono suscettibili di upgrading dopo che hanno avuto un downgrade. Allora lì c'è un mondo che si muove, però attenzione, non sto a raccontarvi tutta la storia perché è molto complessa, le analisi delle grandi agenzie sono spesso, sono pagate naturalmente da chi chiede la valutazione, e quindi il risultato dell'analisi di rating viene prima concessa all'emittente, a chi ha pagato, e poi naturalmente al grande pubblico. Quindi c'è qualcuno che è favorito in questo trend. Allora si può seguire, diciamo così, l'outlook, vedere se l'outlook è positivo, però è un consiglio che serve, ma serve relativamente. Diciamo che sostanzialmente su questa tipologia di operatività, le possibilità di fare delle performance elevanti sono piuttosto marginali, però comunque esistono e va citato anche questa possibilità. Allora, un consiglio fondamentale sta però, ecco, questo è molto importante nello specializzarsi, ci ritornerò: prendete delle obbligazioni, seguitele se potete dei bad day, se si ha il tempo, se non si ha il tempo, week by week, perché il grande vantaggio del trading obbligazionario è che si può fare evidentemente settimana per settimana, senza grandi stress, lavorate tutta la settimana, riuscite solo la domenica a avere un'ora di tempo per fare un po' di analisi di titoli, e di seguito potete gestire bene o male un trading naturalmente non troppo impegnativo, con delle performance che possono essere anche molto interessanti. Io devo dire, in una lunghissima parte della mia vita ho fatto questo, avevo il tempo solo la domenica e facevo il trading obbligazionario, seguendo naturalmente, poi durante la settimana riuscivo a trovare qualche spazio di tempo per capire cos'era successo, ma sostanzialmente senza una continuatività come è richiesto invece per altri strumenti e naturalmente per l'azione. Allora, sceglietevi soprattutto un portafoglio da seguire, non è un portafoglio su cui bisogna investire, un portafoglio da seguire, una ventina di titoli. Per esempio, io ho fatto degli esempi, 5 titoli di Stato su scadenze diverse, 5 da yield in dollari, fra quelli che sono quotati su TLX, 5 di emittenti sovranazionali sulle valute emergenti, e qui naturalmente bisogna prendere anche in considerazione, come vi ho volte detto, la valuta di riferimento, e poi altri 5 che scegliete voi, perché vi sono più vicini, più propri, per esempio, che so io, il CDP, che è un titolo che ha delle dinamiche, come abbiamo visto, interessanti, ma comunque non eccessivamente stressanti nel day by day.
Fatevi questo portafoglio, cominciate, se siete nuovi al trading obbligazionario, a operare con due o tre titoli che dovete conoscere bene con gli elementi di cui abbiamo analizzato la portata proprio nei minuti, nella prima parte del webinar. Poi, ecco, è importante anche seguire le nuove missioni, perché le nuove missioni possono avere delle dinamiche particolari. Per esempio, negli ultimi tempi ci sono state delle emissioni quotate sul secondario, sul MOT in dollari, che hanno fatto delle ottime performance perché sono arrivate al momento giusto, il momento in cui la Fed ha annunciato una politica molto meno aggressiva in termini di tassi. E quindi queste emissioni che venivano da, diciamo, visioni precedenti e che quindi portavano a delle strutture molto interessanti, hanno dato delle performance significative. Qui veramente è stato un trading facile, lo si poteva indovinare e sostanzialmente di occasioni di questo tipo se ne aprono tutti i giorni, però la maggior parte naturalmente sull'OTC. Proprio in queste ultime settimane si è visto veramente un dinamismo molto forte. Adesso si vede un certo dinamismo, ma qui un mondo un po' particolare sulla sterlina inglese, ma naturalmente col punto interrogativo di cosa succederà. Allora, dicevo, quindi seguire le nuove missioni è fondamentale, ma sempre cercando, e questa io una raccomandazione che do comunque, io per primo difficilmente opero con titoli a taglio elevato, io sostanzialmente opero solo con tagli piccoli, per tutti i motivi facilmente comprensibili, evidentemente di minore investimento, non solo di maggiore flessibilità, e anche perché sono titoli molto più liquidi, perché vi assicuro, io seguo anche questi titoli a 100.000, 200.000, li seguo per questioni più professionali che non evidentemente di investimento personale, e vi devo dire, talvolta è imbarazzante vedere titoli di emittenti particolarmente interessanti che poi scambiano pochissimo sul mercato. Quindi anche sui mercati esteri, quindi andate a pagare evidentemente andate a pagare un costo che non ha senso e che viene moltiplicato perché naturalmente il taglio è particolarmente rilevante. Quindi preferire il retail, credo di averne già parlato in una precedente trasmissione, soprattutto gli italiani, naturalmente, i governativi che sono tutti a basso taglio. A livello globale, non solo i titoli italiani, i sovranazionali, pur con il fattore delle divise in cui sono espressi, ma qui veramente i tagli talvolta sono veramente micro, i bancari italiani, quelli destinati al retail, i bond australiani che sostanzialmente sono a piccolo taglio e poi ce ne sono tanti altri naturalmente. Purtroppo in Europa le lobby hanno vinto e hanno fatto sì che la maggior parte delle emissioni fossero emissioni a taglio alto. È un errore, a mio giudizio, che penalizza enormemente la liquidità di questi titoli, però comunque, e credo che danneggi anche le lobby dei fondi, ma lo stesso, comunque, queste sono le scelte e noi non possiamo fare nulla. Allora, però, c'è un altro problema che si sta veramente aggravando in questi ultimi mesi, è quello della liquidità dei titoli. Allora, io l'ho messo a questo punto perché considero tutti gli ascoltatori dei webinar di Lombard Report delle persone di altissimo livello e quindi naturalmente sanno cosa vuol dire la liquidità dei titoli, ma attenzione perché veramente si sono viste delle cose che insomma, sono un po' al limite. Poi naturalmente le normative. È una materia molto complessa. Abbiamo anche cercato con la trasmissione Bond TV di Classe NBC di fare un'azione di sensibilità da parte del regolatore, da parte degli organi di controllo, però devo dire, abbiamo visto
alcuni segnali, ma non abbiamo visto il vero segnale, quello di una normalizzazione di questa situazione. Purtroppo questo è il quadro nel quale ci muoviamo. Attenzione, quando fate quella selezione di cui vi ho detto dei 20 titoli, di prendere in considerazione soprattutto dei titoli ad alti scambi, perché andare a mettere lì dentro dei titoli che poi sostanzialmente scambiano solo quando va bene 5 unità, fa 5 scambi ogni giorno, non ha senso. Quindi cercate titoli molto liquidi, cercate di avere dei dati in materia. Attenzione a un fatto, ma questo forse l'ho anche anticipato, lo anticipo una cosa, una valutazione successiva. Attenzione quando operate sulle valute straniere, in particolare sulle valute emergenti, perché talvolta si vedono dei controvalori molto elevati, che sono però dovuti al fatto che ci sono dei cambi particolari. Per esempio penso alla rupia indonesiana, che ha un cambio enorme, per cui evidentemente vengono dei concambi quando si opera nella valuta IDR molto elevati. Sembra che siano titoli molto molto scambiati, in realtà invece non lo sono. Quindi attenzione, ci sono naturalmente delle trappoline che bisogna sempre prendere in considerazione. Allora, molti mi chiedono, gli arbitraggi è una delle classiche domande fra i mercati, compro su TLX e vendo su Borsa Italiana, era facile, forse era più semplice quando evidentemente le due società erano separate, oggi non è più così, però insomma non è facilissimo, vi devo dire realmente. È più facile forse sull'OTC, perché realmente possono esserci dei disallineamenti più forti. Però qui si entra in gioco con naturalmente intermediari particolarmente abili, e non sempre lo sono. Allora, sono più facili gli arbitraggi fra le emissioni. Per esempio, ne cito una recentissima. Di 2 settimane fa c'è stata un'inefficienza del mercato, una forte inefficienza, per cui di fatto io ho detto che ha toccato le stesse quotazioni. In realtà il BEI 11% 2026 è andato in una certa situazione sotto il BEI 9,25 2024, per cui traslare dal 9,25 all'11% era favorevole, si allungava un po' la duration, ma si aumentava fortemente il rendimento cedolare. Questo succede, però attenzione, sono più dei fenomeni talvolta intraday, non è facilissimo riuscire a coglierli, perché naturalmente sono inefficienze dei mercati dovuti a situazioni particolari sulle quali non sto naturalmente a intrattenervi, anche perché ho ancora solo 10 minuti e quindi voglio restare ampiamente dentro i margini che mi sono stati concessi. Allora, c'è un'alternativa che io consiglio sempre: operate con gli ETF. Se il mercato non vi soddisfa, se per quei 20 titoli che avete scelto vedete delle difficoltà, sceglietevi gli ETF con le stesse dinamiche di analisi che abbiamo visto prima. Si possono ottenere veramente dei risultati eccellenti, con rischi di spread assolutamente marginali, di spread evidentemente nella lettera. Sono più facili da seguire, perché naturalmente la dinamica è una dinamica di un indice sottostante, quindi o comunque di un portafoglio, quindi logicamente non c'è lo stress del singolo titolo che può subire fenomeni accelerativi o decelerativi in funzione di diciamo più decelerativi, naturalmente il rischio è quello, rispetto a quanto può accadere con una panoramica più ampia. Operare con gli ETF sta diventando davvero interessante, va seguita, è un mondo sul quale, e come Lombard Report, noi ci stiamo impegnando sempre di più a dare informazioni anche su questo mondo.
Beh, e se si sbaglia? Perché naturalmente l'ipotesi sbaglia. Ho detto all'inizio, attenzione, c'è chi sostiene che il trading obbligazionario ha dei rischi e non li si può minimizzare, è vero, però comunque c'è sempre la cedola, non dimenticatelo, potete anche sbagliare, poi magari con il passare dei mesi le situazioni si possono ristabilire. Questo vuol dire naturalmente non andare a operare su dei titoli estremamente, estremamente rischiosi, che poi andremo in alcuni casi, nei 10 minuti che ci restano, a vedere. Allora, e se si sbaglia, l'abbiamo visto, adesso vorrei prendere in considerazione alcune categorie particolari, sui quali, che cito perché sono domande che spesso vengono chieste. Beh, allora, per esempio, tradare le quasi defaultate. Beh, c'è stato il caso veramente Astaldi, c'è stato il caso ancora più clamoroso delle Venezuela. Io personalmente lo ritengo un mercato molto difficile perché quando le obbligazioni di un emittente stanno per andare in default o sono in default e magari sono ancora quotate, si determinano delle dinamiche molto particolari. Per cui direi sostanzialmente attenzione, non lo considero un settore dove si possono ottenere grandi soddisfazioni. Tradare gli inflation linked è molto più difficile di quanto si creda, ma può dare delle ottime performance. Ma attenzione, spesso sono movimenti contrarian, perché bisogna tenere conto del fatto che le politiche monetarie incidono anche sull'inflation linked, che hanno delle cedole minime e che quindi vengono influenzati da eventuali dinamiche sui tassi. Quindi attenzione, non è facile. Ma è indubbio che ci sono stati dei casi di inflation link che hanno dato soddisfazioni eccellenti. Tradare scese, quelle scese molto, beh, cioè in particolare do un punto di riferimento, scese soprattutto sotto quota 80, beh, bisogna capire perché è sceso sotto quota 80. Negli ultimi tempi anche delle rating, altissimi rating, sono scese, non dico sotto 80, ma ampiamente sotto 90, eppure poi hanno ripreso delle dinamiche sulla questione dei tassi, degli annunci della Fed, hanno ripreso e hanno in pochissimi settimane portato a casa performance eccezionali per il tipo di titolo, perché evidentemente essendo titoli ad altissimo rating le dinamiche possono essere meno esasperate. Quindi bisogna capire per quale motivo, quali fattori incidono sulla discesa di questi titoli. Bisogna che ci sia in particolar modo seguire due cose. Beh, allora, innanzitutto se è una singola obbligazione o tutte le obbligazioni del singolo emittente, quindi avere un quadro chiaro e poi magari se si ha la possibilità anche seguire se l'emittente è quotato in borsa, seguire anche il quadro, come già più volte ho detto in passato, dell'azione per capire se è un problema. Per esempio, devo dire, Astaldi aveva dato degli ampi segnali che qualcosa non andava, eppure il mercato continuava a essere attivo, si vedevano, e si sentivano voci di persone che dicevano: ah, io compro Astaldi, ma no, tutto finisce bene, e poi abbiamo visto che invece purtroppo questa situazione non è andata così bene come si sperava. Tradare i tassi variabili, sì, considerando però che si tratta soprattutto di titoli bancari che sono esposti alle incertezze di settore, che sono poi soprattutto le incertezze di rischio paese. Quindi questo è un fattore perché, attenzione, magari uno non vuole tradare i CCT e poi finisce negli stessi problemi con dei tassi variabili bancari. Comunque, le dinamiche di prezzo non sono così elevate come si trovano per altre categorie. Tradare i Batusalemme, cioè i lunghissimi, molti emittenti, vari emittenti governativi hanno titoli di questo tipo, titoli anche centenari, per esempio il Belgio, il Messico e altri ancora, ma che fra l'altro rendono bene, rendono in alcuni casi abbastanza bene, ma purtroppo c'è il problema che in Italia sono sostanzialmente poco liquidi e quindi rientriamo nel problema di cui abbiamo detto precedentemente.
Tra vari conto bancari, attenzione, sono i cosiddetti contingent convertible che sono prodotti a maggiore rischio perché legati a una serie di fattori di concambio in caso le banche dovessero peggiorare i loro ratio patrimoniali. Certamente è un mondo complesso per tre fattori, innanzitutto sono tutti sull'OTC. Poi sono vincolati molti a essere acquistati solo da operatori qualificati e poi talvolta o diciamo spesso la liquidità è bassa e quindi ci si pone dentro un mondo non semplice. Tradare sulla curva dei rendimenti, sì, quest'anno negli ultimi tempi per esempio sul dollaro sono aperte delle occasioni molto interessanti, ma è più rischioso rispetto ad altre forme di trading perché bisogna di fatto anticipare le politiche monetarie future. Quest'anno è andato bene, si era determinata una situazione che rendeva favorevole acquistare le obbligazioni corte in dollari ed effettivamente le performance in alcuni casi, in particolar modo sui treasury corti, sui T-notes corti, sono state interessanti, si è portato a casa delle buone performance, ma è andata bene, non sempre va così bene perché naturalmente è un mercato, è un'operatività più complessa rispetto ad altri. Tradare la rotazione dei settori? Sì, e beh, qualcuno dice in particolar modo gli Stati Uniti, questo è un concetto che c'è, per me a mio giudizio è un po' complesso, non ho mai visto delle grandi dinamiche settoriali, c'è stato l'anno scorso una debolezza strutturale del comparto automobilistico per vicende note e sostanzialmente direi però è stato più un caso che non una conferma di un movimento generalizzato. Ultima domanda, tradare i CFD obbligazionari? Bah, c'è chi è favorevole, io personalmente non li tratto, il vantaggio e il pericolo allo stesso tempo stanno nell'utilizzo delle leve che sono talvolta elevate, ma c'è il problema della scarsa trasparenza, per cui preferisco, scarsa trasparenza, preferisco piuttosto la scarsa trasparenza, che poi in realtà non c'è, dell'OTC. Ultime considerazioni e sto per arrivare allo scattare dei 60 minuti. Beh, allora, fare attenzione a queste cose, attenzione alla piattaforma che utilizzate perché realmente alcune sono più valide, altre lo sono meno, naturalmente non faccio nomi, ma attenzione perché la scelta è importante. Attenzione al calcolo dei ratei, non c'è, lo ho messo un po' in base, magari alcune ci possono essere altri rischi che non mi sono venuti in mente mentre formulavo questo documento, ma li ho messi un po' casualmente uno dietro l'altro. Attenzione al calcolo dei ratei perché spesso le banche sbagliano sui ratei e anche, non vorrei dire clamorosamente, ma in alcuni casi, in particolar modo dove ci sono i cambi, i problemi di valuta, per cui può capitare che uno fa un calcolo di rendimento e poi quel calcolo in realtà non è corretto. Attenzione, l'abbiamo detto, lo ripeto perché a mio giudizio avrei dovuto metterla al primo punto, agli spread denaro lettera che sono veramente in questo momento un problema molto molto elevato e che sta condizionando una parte dell'operatività. Attenzione a tradare titoli a caso, l'abbiamo detto, specializzatevi, seguitene alcuni, non andate a cercare, vi telefona l'amico, sentite uno e dice ah guarda, compra questo, non faccio nomi perché in questi giorni ne stanno circolando tanti, no? Ma quella hai visto, è caduto, no. Perché? Per quale motivo? Non compriamo a caso, compriamo ben convinti di quello che stiamo facendo. Attenzione ai cambi applicati per i bond in valuta, utilizzate quando possibile, più possibile, conti specifici in valuta, in particolar modo assolutamente nel caso del dollaro per non pagare spread tutte le volte che si entra e si esce perché è un fattore che riduce notevolmente naturalmente la redditività dell'operazione. Attenzione ai cosiddetti errori di settlement, cioè del perfezionamento della transazione da parte dell'intermediario. Sono molto più frequenti di quanto non si creda. E portano anche questi, possono portare naturalmente a delle valutazioni diverse da quelle che si erano fatte
al momento dell'operatività. Attenzione al censimento dei titoli, perché quando il vostro intermediario, in particolar modo mi riferisco ai titoli non quotati, voi chiedete un certo titolo, mi interessa, l'intermediario è disponibile, ma deve censirlo. E il censimento dipende un po' da intermediario, in alcuni casi è questione solo di un quarto d'ora, in alcuni casi è questione anche di 2 giorni. Per cui state attenti, non pensate che il fatto di avere visto il prezzo voglia dire che potete comprarlo, perché se il titolo non è censito non lo potete comprare. È uno dei problemi tecnici con cui bisogna scontrarsi. Attenzione ai consigli del forum, ragionate sempre con la vostra testa e non con le vostre, ma naturalmente con la vostra. Siete denaro il vostro, non ragionate con i consigli che spesso magari possono essere anche fuorvianti. Attenzione ai prezzi esposti, talvolta possono essere vecchi perché evidentemente il mercato capita molto più spesso di quanto non si creda, non ha trattato quel titolo. Uno vede un prezzo, poi in realtà deve andare a vedere il book perché magari quel prezzo, un titolo è un prezzo di 3 giorni prima o 5 giorni prima, o addirittura vi assicuro, mi capita molto spesso titoli che da un anno non quotano. Uno vede i titoli bellissimi, vede le quotazioni, dice, oh, ma un anno fermo perché naturalmente non c'è sostanzialmente trippa per quella singola emissione. Attenzione a certi titoli in valuta perché, e soprattutto BRL, perché la valuta di liquidazione è il dollaro USA. Ed essendo il dollaro USA, questo può comportare delle sfasature rispetto magari ai conti che sono fatti. Se voi incassate in euro, non ci sono problemi perché la conversione fra valuta emergente e dollaro USA e fra dollaro USA e euro avviene col dollaro USA in contemporanea, quindi sostanzialmente il problema non si pone, ma si pone invece laddove voi abbiate un conto in valuta, perché l'intermediario vi verserà le cedole e vi verserà eventuali apporti di capitale da rimborsi sul vostro conto in valuta. E allora, se voi non siete attenti e il dollaro fa dei movimenti, ecco che, attenzione, potreste anche avere un rendimento diverso da quello favorevole o sfavorevole da quello che avevate preventivato. Attenzione, se si trattano titoli, un po' la conseguenza di quanto abbiamo detto prima, su Moto e TLX, alla corposità del book. Proprio si vedono spesso dei titoli che hanno magari solo primi due livelli con un po' di movimento e poi sotto non c'è niente. È meglio andare a prendere titoli con un bel book corposo che dia una certa fiducia su cui si sta operando. Attenzione alla presenza di un liquidity provider, ma soprattutto guardate, se riuscite ad averlo, questo dato dovreste averlo, non dovrebbero esserci problemi, semmai chiedete a Borsa Italiana o TLX se non riuscite a trovarlo, agli obblighi di spread massimo consentito, perché ormai negli ultimi tempi i liquidity provider insomma, sono un po' stati, insomma, gli si è un po' concesso forse a mio giudizio un po' troppo. Quindi bisogna capire un po' questi obblighi di spread e capire dove possono arrivare. Attenzione ai controvalori trattati, l'ho detto prima, perché se le valute hanno rapporti di cambio lontani dalla parità, i valori esposti appaiono elevati, ma non lo sono in realtà. Ultime due, attenzione ai titoli vicini alla scadenza, perché qui portano a minime differenze di spread, incidono e non poco. Nelle ultime settimane ho trovato dei titoli che scadono praticamente fra 6 mesi, che avevano degli spread di 70-80 punti base, spread bidask naturalmente. Quindi attenzione, perché se voi andate a magari vedete un prezzo, poi in realtà il prezzo reale è diverso, quindi attenzione. E attenzione ai valori dei rendimenti esposti. Spesso sono un po' farlocchi, fate voi i vostri calcoli, è una cosa molto semplice, sono dei sistemini che si possono trovare su internet o addirittura nel caso diciamo vogliate qualcosa di più affidabile anche acquistarli, ma veramente costano molto poco, con i quali riuscite ad avere dei valori molto più attendibili rispetto a quelli annunciati. Questo, io ho finito questo webinar, sono rimasto esattamente dentro i 60 minuti,
Vi ringrazio naturalmente per aver dedicato un'ora della vostra vita a questo tema, che spero sia stato interessante. Sono disponibile attraverso naturalmente Lombard Retro a fornire qualsiasi consiglio, suggerimento, o altro di cui abbiate bisogno. Questi temi io li tratto regolarmente su Lombard Report, naturalmente, oltre a trattare il tema, diciamo diverso, la visione diversa del rendimento dei prodotti finanziari per costruire delle posizioni che garantiscano nel tempo dei flussi in entrata interessanti. Quindi sono un po' i due temi che cavalco, quello dei titoli più destinati al trading e quelli destinati invece alle performance di lungo periodo. Con questo vi ringrazio. Diciamo, te Roberto, sei stato sempre esauriente e pungente come sempre. Abbiamo avuto tra l'altro un picco enorme di ascoltatori che francamente non mi aspettavo tante persone interessate in bomba, sia l'argomento sia l'abilità del docente. Ricordo a tutti la promozione che Canivaro ha fatto, che è valida fino a domani. Relativamente a quello che concerne i tre libri sui bond, tra cui il libro di Gotte De Maria e un abbonamento mensile a lombardero.com. E niente, io ti ringrazio e ti do appuntamento ovviamente ai prossimi appuntamenti, sempre sui mercati finanziari, sempre con Lorenzo Raffo, vero e proprio Matador. Grazie a tutti e Grazie a a voi. risentirci. Buona serata.